Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Riguarda ancora l'Australia, è uno degli ultimi probabilmente, visto che ho cercato di diluirli un pochino nel tempo, e parleremo delle cose che potrete scoprire soltanto vivendo in Australia. Ovviamente ci sono delle splendide spiagge, molti marsupiali come canguri, koala. Ma ci sono alcune cose che magari prima di fare i bagagli potrebbero farvi comodo, magari per attaccare bottone con qualcuno. In questo video ne tratteremo in maniera un pochino approfondita 10, ma c'è un altro video sul mio canale che vi racconta le 100 curiosità sull'Australia. È un pochino meno dettagliato, ma in ogni caso penso che potrebbe farvi piacere vederlo, quindi ve lo lascio in descrizione e anche in una qualche scheda che comparirà in questo momento. Bando alle ciance, quindi cominciamo subito. Al numero 1, la costruzione dell'Opera House è stata un vero e proprio grattacapo. L'Opera House di Sydney è in piedi da ormai oltre 40 anni, ma non è sempre stata amata dalla popolazione. Infatti, durante la sua costruzione ha subito vari stop ai lavori e i costi sono lievitati talmente tanto, al punto che nel 1966 il primo architetto, Jörn Hudson, penso che si pronunci così, è stato licenziato. E questo progetto è stato affidato ad un altro architetto che ha portato a termine i lavori. I rapporti tra Hudson e l'Australia non sono più stati idilliaci, infatti Hudson da quel momento in poi non ha più messo piede nel continente. Numero 2, strano ma vero, ci sono più cammelli che koala. Nel XIX secolo sono stati introdotti i cammelli in Australia, importati ovviamente, come potrete ben immaginare, dall'Africa per appunto gli spostamenti nel deserto australiano e ovviamente hanno trovato terreno fertile e hanno popolato in maniera quasi incontrollata questo territorio. Il governo per contenere questa popolazione ha messo in atto un programma di abbattimenti selettivi e peraltro una piccola curiosità è che potete trovare la carne di cammello in vendita nei supermercati, magari quelli un pochino più forniti, quindi potete magari assaggiare questa specialità. Un posto però dove i cammelli sono i benvenuti è il Northern Territory, in particolare Alice Springs e Ayers Rock, dove ci sono molti festival dedicati ai cammelli e potete anche cavalcarne uno, provare perlomeno. Numero 3, gli australiani adorano scommettere. Secondo le statistiche, gli australiani sono il popolo che scommette di più al mondo, in particolare adorano le slot machine e questo è un fenomeno molto diffuso, soprattutto nel New South Wales, lo stato di Sydney per capirci. In più, un'altra piccola curiosità è legata alla Melbourne Cup che si tiene ogni anno a novembre e in questo particolare giorno, per questa particolare manifestazione legata alle corse dei cavalli, si registra un flusso di scommesse che supera tutte le scommesse del resto dell'anno. Numero 4, gli australiani hanno inventato il wifi. L'Agenzia Scientifica Australiana può vantare l'invenzione della Wireless LAN Technology, che è la base del moderno Wi-Fi. Non tutti sono d'accordo su questa cosa, diciamo c'è un po' un dibattito in corso, ma l'agenzia ha in mano un brevetto che dimostrerebbe questa cosa. E non è la prima volta che l'Australia entra nella storia, perché nel 69 uno dei radiotelescopi di questa agenzia ha permesso di vedere lo sbarco sulla Luna di Armstrong a oltre 600 milioni di persone. Numero 5, l'isola maggiore è circondata da oltre 8.000 isole più piccole. Che voi la riteniate l'isola più grande del mondo o un vero e proprio continente, vi interesserà sapere che l'Australia è circondata da migliaia di isolette, per essere precisi sono 8.222. Per farvi un esempio, uno stato intero, la Tasmania, è un'isola, c'è anche l'isola sabbiosa più grande del mondo, Fraser Island, che ho visitato, e anche Macquarie Island, che è un'isola antartica.
Molte isole prendono anche il nome da quello di alcuni animali, come Kangaroo Island, che si trova al largo del South Australia, oppure Lizard Island, che è sulla Grande Barriera Corallina, e Cockatoo Island nel porto di Sydney. E poi da citare c'è anche Christmas Island, che è molto famosa per le migrazioni dei granchi rossi. Numero 6. L'Australia ha quella che viene definita una città greca. Come sapete, l'Australia è stata meta di migrazioni molto intense a partire dal secondo dopoguerra, ma anche un pochino prima. Melbourne è considerata una città molto europea e include la più grande comunità grecofona del mondo dopo Atene e Salonicco addirittura. Il vivace quartiere greco di Melbourne si sviluppa attorno a Lonsdale Street. E ogni anno si celebra l'Antipodes Festival, durante il quale si danzano i balli tipici e i souvlaki si sprecano. Quindi, se volete andare a Melbourne e siete appassionati della cultura greca, questo potrebbe essere il festival che fa per voi. Numero 7. L'unico e solo colpo di stato militare in Australia è stato causato dal rum. Ebbene sì, nonostante gli australiani siano molto amanti della birra, nel XIX secolo il rum era una sorta di moneta di scambio, ma nel 1808 il governatore decise di porre fine a questa pratica. I capibanda però insorsero e avvenne questo colpo di stato che è passato alla storia con il nome di Rum Rebellion. Numero 8. Solo 20 dei serventi presenti potrebbero uccidervi. Nonostante la presenza di ben 140 specie di serpenti presenti, soltanto 20 tra queste sono letali per l'uomo. Alcune comunque sono tra le più velenose del pianeta e tra queste troviamo tutte quelle presenti nella top 10 appunto dei serpenti più velenosi. I serpenti in ogni caso per natura sono timidi e comunque vi aggredirebbero soltanto se non hanno scelta, quindi basta fare un minimo di attenzione e siete al riparo da qualsiasi sventura. Numero 9, il coast to coast in Australia vi richiede 4 giorni in treno. Tutti sanno che l'Australia è molto grande, ma soltanto quando si sta organizzando un coast to coast ci si rende conto veramente di quanto sia lungo il viaggio. Ci sono due linee principali, la Indian Pacific che va da Sydney a Perth, quindi da una costa all'altra in maniera orizzontale, diciamo così. Sono circa 4.000 km più o meno e vi richiede 4 giorni di viaggio, mentre l'altra linea, quella che va da Darwin ad Adelaide, orientata in maniera verticale, è lunga circa 3.000 km e vi richiede 3 giorni per fare tutto il coast to coast. Numero 10, gli hamburger sono serviti con le barbabietole. Ci sono molti tipi di hamburger in Australia, i più svariati, con il chorizo, con il formaggio di capra, ma il vero hamburger australiano non può prescindere assolutamente da qualche fetta di barbabietola in scatola all'interno del panino. Soprattutto per me è stato un problema perché io non amo particolarmente le barbabietole, almeno all'inizio, adesso non riesco quasi a farne a meno. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social e anche magari ai video che ho nominato in maniera tale che potete trovarli facilmente e guardarveli. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete mettere un bel like e potete lasciare un commento se avete qualche curiosità in più sull'Australia che volete condividere. Vi invito anche magari a condividere questo video in maniera tale da permettermi di arrivare il più, diciamo, lontano possibile e appunto farmi scoprire magari a qualche vostro amico interessato. Se non lo siete già, potete iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi nessuno dei miei video. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!